E benvenuti a tutti gli spettatori. Oggi assisteremo allo scontro tra Tom Selleran e Ted Bundy. Uno scontro che sicuramente stupirà molte persone, anche quelle sedute sul divano di casa. Quindi mettetevi comodi, perché tra due minuti esatti il kickboxing tornerà a risplendere grazie a questi incredibili giovani. Qui tutto da Kickspeak, il vostro telecronista di vista. Ted Bundy dà un low kick a Tom, Tom lo prende, Tom tira un destro, Ted lo pada, quest'ultimo tira un gancio destro con jab sinistro. Accidenti! Ted Bundy ha dato una grossa botta a Tom, sta uscendo un bel po' di sangue. Tom ha un bloody face, Ted continua, gli tira un middle destro e subito dopo un destro. Tom non riesce a vedere niente, l'arbitro è costretto a mettere in pausa l'incontro. Non ce la faccio! Non ce la faccio! Oddio! Guardami negli occhi! Guardami negli occhi! Calma! No! No, che non mi do una cazzo calmata! Io gli tiro! E lui para tutti i miei colpi! Vuoi darti una calmata? Riprenditi! No, che non mi do una cazzo calmata! Ormai ho perso! Non ha senso continuare con questa stronzata! Tu non sai quello che dici! Tu non lo sai quello che dici! Non lo sai! Sì, invece! So cosa sto dicendo! Perché so come sta andando! Lui è più forte! Più agile! Più veloce! Io invece non so fare niente! Niente cazzo! Quante cazzo devo dire ancora? 10, 20, 30! Ah! Sono tutte stronzate! Tutte stronzate! Guardami! Guardami! Sono inutile ammasso di sangue che perderò l'incontro! Sì! Sì! Certo che lo perderai! Continua così, lo perderai sicuramente! Ma non c'è un'altra opzione! Ormai ho perso! Ho perso! Non so fare nulla! Nulla! Smettila. Nulla! Smettila nulla! Di menarti. Non so fare smettila nulla! Di menarti. Non so fare smettila nulla! Di menarti. Guarda, ma guarda, piange. Pensi che piangere sia un modo alternativo per superare i problemi? Beh sì, lo è come se lo è. La gente piange per un foglio di carta. Figuriamoci se uno non può piangere per un incontro. Ma versare lacrime per terra cosa ti cambia realmente? Vinci l'incontro? Scende Gesù Cristo? Prendi un premio. Che cazzo sei? Tom Selleran. Ho un fottutissimo cane. Sei un duro, Tom. E non te lo dico perché sono il tuo allenatore o perché sei di merda, ma perché è la verità. Te sei un duro, diamine. Uno come te non si trova da nessuna parte. Ha delle sensibilità che non tutti hanno. Tu sei un ragazzo in gamba, usi la testa e ti concentri su ciò che fai. Non mi importa niente se vinci o meno questo incontro, perché sai una cosa? Vadano all'inferno quelli stronzi della Rai, che riprendono quello che gli fa comodo a loro. All'inferno i telecronisti che si impicciano con le parole e vadano all'inferno gli spettatori che ti urlano contro. Vanno tutti all'inferno tranne te e Ted Bundy. Siete ragazzi. Non dei che si devono scontrare per l'Olimpo. Non vincete la vita eterna, ma soltanto una coppa di metallo ricoperta di finto oro. Quindi te combatterai, ma non per la coppa, ma per te stesso. Perché Ted Bundy è come te, ricordatelo, è come te. Ha due braccia, due gambe, un setto nasale e una gran voglia di finire l'incontro. Ma la differenza tra te e lui è che lui prende la cosa con filosofia. E quindi è più agile, è più leggero. Mentre te invece ti impanichi davanti al primo problema e diventi un cretino. Piangi, devi piangere, sei un essere umano. Non ti devi vergognare, ma non è la soluzione giusta, né oggi, né domani, né dopodomani. Aiutarti a trovare una soluzione, ma non devi farti avvolgere dalle stronzate di questo genere. Non sei Dio e non ti chiedo di esserlo. Sii te stesso e prendila con filosofia, perché se perdi l'incontro non perdi la vita. Può dispiacerti, ma non perdi la vita. Vincerai, basta solo che tu prenda le cose con filosofia. Rimani concentrato, ce la puoi fare. E se perdo, cosa penserà la gente di me? Che sono fallito? Tom, filosofia. Prendila con filosofia.